Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che succederà per questa settimana, l'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con l'energia della DF, così come donne che risuonano di più con l'energia del DM. Entrambe le energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, ci si identifica con l'energia che è prevalente. Aspetti dell'energia non prevalente possono comunque risuonare con voi. Spesse volte le energie sono anche intercambiabili, nel senso che voi potreste essere prevalentemente energie femminili, però poi può capitare durante una settimana che siate energie maschili prevalenti. Quindi dovete vedere con quale lato risuonate di più, se quello del DM oppure quello della DF. Queste sono letture collettive, quindi i comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che interagiranno con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Questa interazione può essere diretta oppure potrebbe essere anche semplicemente a livello energetico, quindi si tratta di persone che risuoneranno con voi, anche se voi non parlate a queste persone, potreste vedere in questa lettura quello che loro sentono, quello che loro vogliono dire, quello che loro vorrebbero fare. Ricordatevi che si tratta di energie. Per cui non è detto che si traducano poi in azioni, ma l'energia c'è, quindi c'è un'ottima potenzialità che quello diventi azione. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Ancora una volta gli spiriti mi hanno chiamato ad utilizzare questo mazzo. Vediamo qual è l'energia generale per i DM questa settimana, quindi qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana. Qual è l'energia generale per l'energia maschile? C'è la carta di sentimenti nascosti, fondo del mazzo, la carta di pericolo con la Ouija board. Ok, allora, i DM potrebbero nascondere quello che provano a qualcuno, si può trattare di sentimenti e di emozioni che sono di natura positiva o di natura negativa, quindi non necessariamente qualcosa di positivo. Potrebbe anche essere che loro, ad esempio, siano arrabbiati nei confronti di una persona, ma non lo vogliono dire, non lo vogliono far vedere. Altrimenti potrebbe indicare che provano amore, provano un'attrazione, però non lo dicono, lo tengono praticamente sotto la superficie. Qui c'è il delfino. Come spirito animale, il delfino sta ad indicare che bisogna giocare di più, prendere le cose con maggior leggerezza. Potrebbe essere un animale che i DM potrebbero vedere durante questa settimana attraverso immagini, video. Potrebbero leggere anche la parola delfino da qualche parte. E qui c'è la carta di pericolo. Allora, potrebbe indicare una situazione completamente diversa, nel senso che ci sono situazioni nelle quali i DM nascondono quello che provano e poi potrebbero avvertire sensazioni di pericolo oppure di paura in relazione ad altre situazioni. Oppure queste due cose sono connesse. Ad esempio, i DM potrebbero avvertire della paura oppure un senso di pericolo, però potrebbero non dirlo a qualcuno. Oppure potrebbero provare dei sentimenti, però per loro è come se fosse un pericolo, cioè ci sono persone che vedono i sentimenti come una sorta di minaccia e loro cercano di tenere nascosta questa cosa. Questa è una carta che ha anche a che fare con i fantasmi e con gli spiriti. Qualcuno potrebbe usare la Ouija board questa settimana, potrebbe vedere film, video dove qualcuno usa la Ouija board, oppure si può trattare di cose che si possono anche sperimentare. È possibile che degli spiriti vogliano comunicare ai DM attraverso le lettere, attraverso le parole, attraverso qualcosa che loro potrebbero leggere o anche attraverso altri sistemi. Vediamo invece per l'energia femminile, qual è l'energia generale per le DF questa settimana? Qual è l'energia generale per le DF? Le DF hanno la bellissima carta del cambiamento, fondo del mazzo c'è la carta di dolore. Allora, per l'energia femminile pure c'è un animale che è la farfalla, che è il simbolo del cambiamento. L'energia femminile potrebbe vedere spesso durante questa settimana anche la sequenza 555 oppure 5555, qualcosa a che fare anche con il numero 5.
qualcosa potrebbe succedere tra 5 giorni, dal momento in cui vedete il video, dal momento in cui è stato pubblicato, oppure c'è qualcosa che ha a che fare con il numero 5. E poi c'è la carta di dolore. A mio avviso è una situazione che cambia, nel senso che l'energia femminile potrebbe avere provato dolore nei confronti di una specifica situazione, c'è qualcosa che lei non ha voluto vedere, qualcosa che l'ha ferita nel profondo, ma qualcosa sta cambiando in relazione a quella situazione. Penso si tratti di un cambiamento positivo. Andiamo a vedere con gli spiriti animali. Quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana? Quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile questa settimana? Quali sono gli spiriti animali? C'è la carta dell'orso, se non sbaglio pure la settimana scorsa è uscito l'orso per loro. Fondo del mazzo c'è la carta del coccodrillo e vogliono far vedere anche la rana. Allora, l'orso dice prenditi del tempo per te, quindi significa che i DM questa settimana non devono esaurirsi, questo è quello che ho sentito, non si devono stressare troppo, devono cercare di prendersi del tempo per loro, di dedicarsi al riposo, di dedicarsi a loro stessi. C'è bisogno di purificare delle energie, quindi se ci sono dei DM questa settimana che si mettono a fare la Ouija board oppure che si mettono a fare cose con i fantasmi, cose del genere, purificate le vostre energie, non fate queste cose se non siete preparati. Quindi utilizzate dovuti cristalli, rituali di preparazione, salvia bianca se necessario, ovviamente io la userò sempre la salvia bianca. E poi con il coccodrillo c'è scritto, cioè la carta del coccodrillo dice scegli il momento giusto per agire, quindi in una data situazione i DM devono scegliere il momento giusto per agire, non si devono lanciare subito in qualcosa, devono aspettare il momento giusto. Magari devono dire qualcosa o devono compiere una particolare azione. È chiesto loro di aspettare il momento giusto per farlo. Questi sono degli animali che gli DM vorrebbero vedere spesso attraverso immagini, video, anche semplicemente leggere il nome dell'animale da qualche parte. Vediamo invece per l'energia femminile, quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile questa settimana. L'energia femminile ha la carta del camaleonte, che dice diventa l'energia che vuoi attrarre, fondo del mazzo, la puzzola, fatti rispettare ma in modo pacifico. Quindi significa che l'energia femminile deve entrare nell'energia che vuole attrarre. Se lei vuole manifestare qualcosa deve sperimentare le sensazioni che avrebbe qualora quella cosa fosse presente. O se avesse la certezza che quella cosa in arrivo, lei che cos'è che farebbe, come agirebbe, come si preparerebbe. Quindi deve entrare in quel tipo di energia, qualsiasi cosa sia. E la carta della puzzola dice fatti rispettare in modo pacifico, quindi durante questa settimana potreste avere a che fare con delle persone che magari cercano di superare dei limiti, oppure ancora di approfittarsi di voi, di chiedere qualcosa di troppo. Qualcosa che va al di là di quello che quella persona o quelle persone dovrebbero dire oppure chiedere, no? Quindi le carte vi dicono fatevi rispettare nel modo pacifico, il che significa cercate di far capire a quella persona o a quelle persone che ci sono dei limiti, che devono osservare quei limiti, che non devono chiedere troppo, che non devono fare troppo, non devono approfittarsi, però fatelo in maniera pacifica, educata, gentile. Questi sono degli animali che l'energia femminile potrebbe vedere spesso attraverso immagini, video o anche per iscritto. Adesso vediamo che cos'è che succederà all'energia maschile questa settimana. Cosa succederà all'energia maschile questa settimana? Cosa succederà all'energia maschile? Fatemi vedere cosa succederà all'energia maschile questa settimana. Cosa succederà all'energia maschile? Energia maschile per questa settimana, cosa succederà all'energia maschile? C'è la carta del carro, cosa succederà all'energia maschile? La carta della stella, la carta del giudizio, cosa, c'è la giustizia sotto, cosa succederà? E la carta dell'imperatore, i DM hanno tutti arcani maggiori. Fondo del mazzo c'è un arcano minore che è quello del re di spade, segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia,
energia maschile prevalente. I DM non devono avere necessariamente un segno d'aria, però li vedono un'energia che è molto determinata, tosta. È l'energia di una persona che è molto logica, potrebbe apparire un pochino più rigida ai sentimenti, quindi più chiusa a livello emotivo, perché è come se utilizzasse di più la logica. Questo è confermato anche dall'imperatore, perché l'imperatore è una figura che è tosta, è forte, è molto rigida. È una persona che è in comando, che è in controllo. Questa è una settimana importante per i DM, perché li vedo determinati nell'entrare in azione, nel fare qualcosa che è in linea con il loro destino, con qualcosa che devono fare. È come se loro fossero sul percorso a cui sono destinati e l'anima sa dove muoversi, verso chi muoversi, verso cosa muoversi. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi quando si parla di manifestazione, per esempio, di una persona e si è spinti fortemente verso qualcuno, è perché è qualcosa che deve essere sperimentato, quindi per me anche quello fa parte del destino, cioè l'anima già sa. Ovviamente questa è la mia versione, così come quando si sente il bisogno di distaccarsi da una persona, è perché quello che si doveva sperimentare si è sperimentato, d'accordo? Questa è la mia visione, ovviamente. Non necessariamente questo ha a che fare con una persona. Io vedo che i DM si vogliono muovere e sono decisi a muoversi, quindi c'è una decisione che loro hanno nel muoversi verso qualcosa che desiderano avere oppure fare. C'è determinazione, c'è la voglia di entrare in comando, c'è molta forza che vedo nei DM, molta energia maschile che è presente in questa lettura. Ci sono dei DM che potrebbero avere un'ascensione a livello spirituale durante questa settimana. Entrano in un'energia che è più forte. Adesso andiamo a vedere perché c'è il carro per i DM, perché c'è il carro per l'energia maschile, perché l'energia maschile ha il carro. Perché l'energia maschile ha il carro e c'è l'asso di bastoni, fondo del mazzo c'è la carta del diavolo. Ci sono dei DM che si stanno muovendo verso qualcosa che a loro tenta, eccita, entusiasma, è come se sentissero un fuoco dentro. Vedo la prevalenza del colore giallo, del colore arancione, del colore rosso. Per alcuni questo potrebbe avere a che fare con un segno di fuoco, semplicemente perché il colore mi suggerisce questo, però qui abbiamo il Capricorno. Anche se l'asso di bastoni rappresenta tutti i segni di fuoco, Leone, Ariete oppure Sagittario, però è come se si muovessero verso qualcosa che a loro appassiona, verso qualcosa che a loro soprattutto tenta. C'è una forma quasi di ossessione e forse anche di tossicità verso quella cosa. L'asso di bastoni con il diavolo potrebbe anche indicare semplicemente il sesso, quindi c'è qualcuno verso il quale i DM sono particolarmente attratti. Tra l'altro vedo che la persona che è sul carro ha in mano una sorta di bastone che potrebbe essere rappresentato da questo asso di bastoni. Quindi è come se i DM volessero cogliere questa opportunità. L'opportunità che loro vogliono cogliere potrebbe richiedere uno spostamento, un movimento che devono fare. Ci sono anche dei DM che magari vogliono allontanarsi da possibili dipendenze, da alcol per esempio, oppure da sostanze che sono tossiche, da qualcosa che è stato tossico, è possibile questo? Un'altra cosa, questo è un messaggio molto specifico, se ci sono dei DM che si avvicinano a cose che sono oscure, perché abbiamo visto prima che alcuni di loro potrebbero fare qualcosa relativo a quello, questa cosa che loro sperimenteranno li farà in qualche modo progredire, avanzare nelle loro conoscenze, cioè c'è qualcosa che loro potrebbero apprendere e che li porta ad avanzare a livello di conoscenze riguardo quella particolare situazione. Vediamo perché c'è la stella, perché c'è la stella per i DM, perché c'è la stella per l'energia maschile questa settimana. Perché c'è la stella? C'è la carta del folle, della torre e la carta del due di coppe. I DM hanno tantissimi arcani maggiori durante questa settimana, quindi parliamo di grandi eventi. Questo potrebbe avere a che fare con un rapporto, non necessariamente a che fare con l'amore.
Però potrebbe avere a che fare con un rapporto di anima gemella o fiamma gemella, e le anime gemelle possono rivestire diversi ruoli, quindi non necessariamente quelli sentimentali, ma c'è un rapporto verso il quale le anime si stanno muovendo. Per alcuni potrebbe essere successo un crollo in passato nell'ambito di questa situazione. E adesso c'è bisogno di azzerare quella situazione, quindi di ricominciarla. Quindi si stanno muovendo verso questo, quindi vedo la possibilità per alcuni DM di avvicinarsi verso una persona con la quale già si è sperimentata questa situazione precedente. Quindi c'è stata una crisi, c'è stato un crollo. Per altri è possibile che questa sia una persona completamente nuova, quindi c'è stato il crollo di un'altra situazione. E adesso qualcuno ha assunto il rischio, insomma, di lasciare che le cose crollassero affinché poi ci si avvicinasse verso la propria anima gemella o fiamma gemella. Cioè i DM si stanno muovendo verso questa persona. Già si potrebbe sentire una connessione energetica con questa persona anche se non la si conosce. Per alcuni vedo qualcosa che è relativo al segno del cancro, perché sembra che il folle con la mano punti nella direzione del cancro, e abbiamo anche il carro qui che rappresenta il segno del cancro, così come il due di coppe. Qui abbiamo lo scorpione, abbiamo l'acquario, e tra l'altro il folle rappresenta anche l'ariete da un certo punto di vista. Però insomma non state a pensare troppo ai segni, però vedo che c'è voglia di compiere un gesto rischioso. Questo gesto rischioso potrebbe già essere stato compiuto in realtà nel far crollare un'altra situazione, ma adesso è come se ci fosse un nuovo inizio, cioè gli spiriti nel mettere queste carte insieme fanno vedere che forse quel crollo è stato necessario affinché le persone lavorassero su qualcosa, se parliamo della stessa situazione, che lavorassero individualmente su qualcosa affinché poi ci fossero le condizioni di ricostruire quel che è crollato con fondamenta che sono più solide. Per altri vedo la possibilità invece di un rapporto completamente nuovo, ma il crollo che c'è stato nell'ambito di un'altra situazione era necessario, perché è stato ovviamente attratto sulla base di alcune cose, di alcune credenze che erano fuori equilibrio. Ecco perché poi c'è stato il crollo. Ma è come se fosse qualcosa che doveva succedere, questa è un po' la percezione che ho. Vediamo perché c'è il giudizio, perché c'è il giudizio per i DM, perché c'è il giudizio, perché c'è il giudizio per i DM, perché c'è il giudizio, perché c'è il giudizio per l'energia maschile, perché c'è il giudizio, eh sì, l'asso di coppe, fondo del mazzo, cavaliere di coppe. Ah, ok. Sì, qualcuno decide, cioè sono i DM che decidono di farsi avanti con molta probabilità, o perlomeno questa è l'energia che loro hanno, cioè l'energia di voler comunicare, di voler fare un'offerta, di voler porgere questa coppa, di avere questo nuovo inizio. Per alcuni si può trattare di un nuovo amore, di una nuova situazione, per altri può benissimo essere un'altra possibilità o un rinnovo nell'ambito di un'altra situazione che già esiste, quindi un rapporto già esistente, oppure si può trattare di un rapporto precedente, perché qui abbiamo proprio la carta del giudizio, quindi prevedo che ci saranno energie maschili in tanti ambiti diversi, che si tratti di lavoro, che si tratti di amore, di amicizia, che si faranno risentire presso qualcuno. Quindi questa settimana potreste sentire di gente che non sentivate da tempo, quelle persone presenteranno un'energia maschile prevalente. Vedo dei DM che decidono di cogliere delle opportunità che a loro coinvolgono dal punto di vista emotivo. Vediamo perché c'è l'imperatore, perché c'è l'imperatore per l'energia maschile, perché c'è l'imperatore, perché c'è l'imperatore per l'energia maschile, perché c'è l'imperatore per l'energia maschile. C'è il Papa, tanti arcani maggiori per i DM. Fondo del mazzo c'è la carta della regina di denari, il segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, il Toro è molto forte e abbiamo anche la presenza dell'Ariete. Se questo ha a che fare con i rapporti, io vedo i DM che sono molto seri,
Cioè, addirittura vedono la possibilità del matrimonio oppure di rendere le cose più impegnative nell'ambito dei rapporti sentimentali. Potrebbero vedere una persona, un'energia femminile, come possibile moglie. Se è già moglie, semplicemente riconoscono il valore di questa persona, potrebbero riconoscere il valore di questa energia femminile a prescindere, sia che sia la moglie o meno. Cioè, i DM vedono l'energia femminile come stabile, come una persona che ha valore, come una persona che è in grado proprio di offrire una stabilità nell'ambito dei rapporti. Se questo ha a che fare con l'ambito lavorativo, io vedo che ci sono dei DM che potrebbero sentire una forte connessione con una persona con la quale c'è un rapporto lavorativo di mezzo. Alcuni DM potrebbero elevarsi dal punto di vista spirituale durante questa settimana. Quindi vedo degli eventi molto importanti per i DM. Vediamo invece per l'energia femminile. Allora, cosa succederà all'energia femminile durante questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile? C'è la carta della torre, oddio. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? La carta del 10 di coppe. Fatemi vedere cosa accadrà all'energia femminile questa settimana. C'è la carta dell'eremita. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà? Sapevo che ne sarebbero uscite più di una. C'è il giudizio pure per l'energia femminile, l'otto di denari e la carta del sole. Anche l'energia femminile ha diversi arcani maggiori. Ovviamente le due energie sono collegate tra di loro perché a livello individuale sono presenti dentro ciascuna persona. Però vedo che per l'energia maschile, insomma, c'è una prevalenza di arcani maggiori. Allora, con la carta della torre vedo che potrebbe accadere qualcosa di inaspettato durante questa settimana. Potrebbe essere una notizia, una comunicazione, potrebbe essere una sorta di shock, una sorpresa. Potrebbe indicare che l'energia femminile semplicemente si sente destabilizzata. Andremo poi a vedere esattamente di cosa si tratta. Prevedo questa settimana possibili terremoti nel mondo o comunque eventi che sono un po', come dire, improvvisi e che potrebbero, dare una sensazione di stupore. Con il 10 di coppe vedo che c'è una sensazione di pace, di serenità, di felicità, di amore. Con una o più persone anche. Qui abbiamo due coppe, come potete vedere agli estremi. Abbiamo visto il due di coppe prima per i DM. È possibile che l'energia femminile, che non tutte le energie femminili, ma alcune potrebbero, come dire, conoscere la propria anima o fiamma gemella in un gruppo di persone questa settimana. Quindi se si tratta di qualcuno di nuovo, è possibile che sia nell'ambito di un gruppo di amici o di un gruppo di persone con le quali voi avrete a che fare. È come se ci fossero più persone, ma tra queste ci sta questa persona che è la vostra controparte. Per altri, come potete vedere, ci sono otto coppe nel cielo. L'otto di coppe sta ad indicare che ci potrebbe essere stato un allontanamento emotivo da un'altra situazione o dalla stessa situazione. Quindi è possibile per alcuni che se ci dovessero essere delle destabilizzazioni, io vedo che queste destabilizzazioni verranno superate. Quindi se ci sono state delle discussioni, se ci sono stati dei litigi, se c'è stato qualcosa che ha destabilizzato un rapporto, io vedo che si brinderà a quella situazione, cioè è come se l'armonia dovesse tornare, come se il sereno dovesse tornare dopo questo. Come potete vedere, qui c'è una specie di tempesta e qui abbiamo l'arcobaleno. Quindi c'è l'arcobaleno dopo quella tempesta. Dobbiamo andare a chiarire per vedere meglio di cosa si tratta, perché è possibile che ci possa essere una riconciliazione con qualcuno e che si guardi insieme a quello che è successo, però lo si fa con comprensione, con un senso di armonia, non con odio, non con tensioni, è come se tornasse la pace nell'ambito di quella situazione lì.
Ovviamente questo può anche essere interno, cioè nel senso c'è una destabilizzazione interna, ma l'energia femminile poi si riprende, sta bene, questo è quello che vedo. E si tratta di qualcosa che porta a maggiore saggezza, porta ad un'evoluzione a livello spirituale. Vedo anche molta riflessione che l'energia femminile potrebbe fare nell'ambito di una situazione e anche un lavoro di introspezione. In effetti vedo che è in corso una trasformazione per l'energia femminile e molto lavoro interno per alcune. C'è la voglia di lavorare su se stessi, c'è la voglia di lavorare su una trasformazione interna per arrivare ad una maggiore felicità, positività. Vedo comunque l'energia femminile questa settimana che potrebbe impegnarsi molto sul lavoro. Ci sono delle decisioni importanti che potrebbero prendere, ma si tratta di qualcosa che rende l'energia femminile felice. Se questa carta del giudizio indica il ritorno di una persona, perché abbiamo il giudizio anche qui, si tratta di qualcosa che fa felice l'energia femminile. C'è chiarezza anche che emerge nell'ambito di quella situazione. Questa trasformazione che è in corso è qualcosa che spaventa però l'energia femminile, ma vedo che una volta che la fa, in realtà riconosce che è stato qualcosa di positivo. Vedo delle energie femminili che vogliono mettere al riparo qualcosa, si può trattare di qualcosa che per loro è caro. Che si tratti di cose materiali, che si tratti di persone, di animali o di qualsiasi altra cosa, vedo che c'è la voglia dell'energia femminile di proteggere qualcosa o di mettere al sicuro lei stessa, cioè l'energia femminile stessa oppure qualcuno oppure qualcosa. Questo è quello che vedo. Andiamo un attimo a chiarire. Vediamo innanzitutto perché c'è la torre, perché c'è la torre per l'energia femminile. Perché c'è la torre per l'energia femminile? Perché c'è la torre? C'è il 5 di coppe, la carta del 6 di bastoni, la carta del cavaliere di coppe. Allora, mi arrivano diversi messaggi. Innanzitutto è possibile che si faccia risentire all'improvviso una persona con la quale c'è stato tanto dolore, perché c'è stato un senso di aver sprecato il tempo con quella persona o di aver fatto delle cose che poi insomma ci si è pentiti di fare. Oppure c'è del dispiacere che è coinvolto nell'ambito di quella faccenda, semplicemente. Nel momento in cui questa persona si fa da capo risentire, c'è un senso di vittoria, un senso di riconoscimento che l'energia femminile ha, si sente vincente, si sente al centro dell'attenzione, si sente forte. Vedo anche possibili energie femminili che rifiutano qualcuno durante questa settimana e si sentono forti nel farlo, si sentono vincenti. Queste persone hanno due coppe in mano, quindi da capo emerge il concetto delle due coppe, quindi potrebbe avere a che fare con la stessa situazione che ha avuto il crollo prima. Abbiamo visto la torre prima anche per i DM, con i due di coppe tra l'altro. Quindi si può trattare della stessa situazione, cioè è la stessa persona che si fa praticamente avanti. Quello che vedo sono proprio due situazioni che sono molto diverse. Quindi o da che una situazione era negativa diventa positiva, oppure c'è qualcuno che potrebbe sentire del dispiacere mentre l'altra persona sta bene. Ecco perché dico che qualcuno potrebbe sentirsi rifiutato durante questa settimana. È possibile. Potrebbe arrivare una notizia che è improvvisa. Da un lato potrebbe essere accompagnata da un senso di spreco, di perdita o di difficoltà, non di difficoltà, ma di dispiacere, però dall'altro c'è qualcosa di positivo. Vediamo invece per il 10 di coppe, perché c'è il 10 di coppe per l'energia femminile. C'è il 5 di spade, ok? E la regina di spade. Questo è un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, energia femminile prevalente. Abbiamo visto il re di spade prima, quindi è possibile che nell'ambito di un rapporto dove c'è un'energia maschile ed un'energia femminile ci sia freddezza da parte di entrambi. Possibili anime gemelle oppure fiamme gemelle, ma non necessariamente. Ho visto sul fondo del mazzo con la torre che c'era la stessa regina di spade, quindi significa che potrebbe essere stata l'energia femminile quella ad aver determinato questo crollo, oppure quella situazione che è crollata, quella situazione difficile che l'energia femminile ha sperimentato l'ha resa più dura, più forte, più rigida, anche più obiettiva e meno aperta ai sentimenti.
Se c'è stato un litigio con qualcuno, cosa che vedo con il 5 di spade, è possibile che in quella situazione torni il sereno durante questa settimana. Se non si è trattato di un litigio, comunque si è trattata di una situazione sporca, sleale, qualcuno ha cercato di prevalere sull'altro, di giocare in maniera sporca. Potrebbe essere anche una persona che ha fatto autosabotaggio. Quindi a causa di insicurezze che aveva, si è comportata in una certa maniera che comunque era ingannevole, comunque era sleale. E l'energia femminile è forte nell'ambito di questa situazione. Certo, potrebbe essere stata lei stessa, ad esempio, se questo ha a che fare con se stessa, se lei ha messo in atto meccanismi di autosabotaggio, utilizzando la logica ed entrando nel pieno del suo potere, riesce a superarli e a ritrovare il sereno. Se invece questo ha a che fare con un'altra persona, vedo che l'energia femminile è molto tosta nei confronti di questa persona, possibilmente c'è una riconciliazione nell'ambito di quel rapporto o comunque lei ritrova la sua felicità. Questo è quello che emerge. Vediamo perché c'è l'eremita. Perché c'è l'eremita per l'energia femminile. Perché l'energia femminile ha l'eremita. Bellissimo. C'è la papessa con la giustizia. Io vedo molta evoluzione spirituale che verrà fatta durante questa settimana, tanti segni e sincronicità, tanti messaggi che l'energia femminile riceverà guardandosi dentro a livello intuitivo. Vedo comunicazione con spiriti, vedo molto risveglio da quel punto di vista da parte dell'energia femminile. Le risposte arriveranno da dentro sicuramente e è qualcosa che la porta ad allinearsi sul giusto percorso, sul percorso che è equilibrato. Vedo anche buon equilibrio a livello interiore per l'energia femminile nel momento in cui lei ascolta la sua intuizione. La vedo accedere a delle conoscenze che erano nascoste. Qualcosa potrebbe avere a che fare con l'infanzia, qualcosa potrebbe essere letto durante questa settimana ed è lì che si avranno delle risposte, qualcosa che l'energia femminile potrebbe leggere. Oppure questo ha a che fare con lezioni karmiche. Tra l'altro c'è la giustizia. Quindi parliamo di situazioni dove bisogna imparare qualcosa affinché si migliorino poi le circostanze che si presentano, perché se si hanno determinate credenze poi si attirano specifici eventi che potrebbero essere negativi, quindi la lezione sta nel superarli. Adesso vediamo perché c'è l'otto di denari, perché c'è l'otto di denari per l'energia femminile, perché c'è l'otto di denari per l'energia femminile questa settimana. Perché c'è l'otto di denari, c'è l'otto di bastoni, fondo del mazzo, l'asso di spade. È come se l'energia femminile si volesse impegnare a comunicare la sua verità, è come se si stesse preparando per comunicare qualcosa a qualcuno. Ma in questa comunicazione ci deve essere una conversazione sincera, una conversazione che porti chiarezza. Quindi forse lei deve dire qualcosa, ma deve dire la verità questa settimana a qualcuno. Non si deve trattenere. Ecco perché magari lei ci potrebbe riflettere tanto su questa cosa prima. Per alcuni è possibile che arrivi una comunicazione, una notizia che porta l'energia femminile a voler proteggere qualcosa che è suo. Quindi non lo so, se ci dovesse essere la notizia che attiene a questioni politiche oppure di altro genere o economiche, perché io vedo poi la pioggia, quindi c'è voglia di riparare qualcosa, c'è voglia di mettere al sicuro qualcosa che si ama, qualcosa che è proprio. E questo è seguito da questa comunicazione che potrebbe appunto arrivare. Potrebbe avere a che fare con questioni lavorative per alcuni. Questo potrebbe essere anche dovuto ad un'idea che l'energia femminile ha. L'otto di bastoni indica che gli eventi si muovono velocemente. Adesso vediamo perché c'è il giudizio, perché c'è il giudizio per l'energia femminile, perché c'è il giudizio, perché c'è il giudizio. C'è il 3 di spade, fondo del mazzo, c'è la carta del 9 di spade. Allora, subito ho visto che questa persona si copre la faccia esattamente come in questa carta, come potete vedere. Quindi avevo percepito che si tratta di una trasformazione che fa paura all'energia femminile, qualcosa che la preoccupa, che la spaventa, però poi vedo invece che è qualcosa di necessario o comunque qualcosa che
si rivela essere poi positivo. Quindi è possibile che ci sia qualcosa che fa male all'energia femminile, che la stressa, c'è bisogno di prendere una decisione, ma sembra una decisione difficile. Mi vogliono far vedere che qui c'è il sole e qui c'è un altro sole, o perlomeno questa è l'immagine. Il sole sopra, qui il sole sotto. Non so cosa mi vogliono dire. L'energia femminile non sa che... Allora, innanzitutto non vede le cose chiaramente, ma in quella situazione c'è qualcosa che invece la rende felice, cioè al di là delle sue paure c'è la sua felicità e alla base di una situazione dolorosa in realtà c'è qualcosa che si rivela essere positivo. Se si tratta del fatto che una persona si fa risentire, associato a quella persona c'è del dolore. Quindi potrebbe essere successo qualcosa in passato che ha fatto male all'energia femminile, relativo a quella persona. E lei non vorrebbe forse avere a che fare con questa persona? Per alcuni ci potrebbero essere stati dei tradimenti coinvolti o semplicemente del dolore. È qualcosa che stressa l'energia femminile? Potrebbe avere paura di soffrire da capo? Questa è un'altra possibilità. È possibile che ci siano dei dolori, delle ferite irrisolte del passato che salgono in superficie per l'energia femminile. È chiesto all'energia femminile questa settimana di confrontarsi con quelle ferite e di non ignorarle. Adesso vediamo per i DM. Che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana? Che cos'è che i DM penseranno questa settimana? Che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana? No, stavo dicendo 9 di coppe, ma questo è il 3. 3 di coppe, 7 di spade, 8 di denari. Ci sono dei DM che vogliono riconciliarsi con qualcuno, ad esempio, però c'è qualcosa che potrebbero nascondere, qualcosa che potrebbero non dire. Ma dietro quest'azione c'è una preparazione. Cioè, è come se loro stessero pensando a come mentire, in poche parole, oppure a come svincolarsi da qualcosa. Se ci dovesse essere una festa, ad esempio, una celebrazione, un evento, ci sono dei DM che vorrebbero evitare di partecipare, semplicemente questo. Altrimenti potrebbe indicare che loro vogliono partecipare oppure riconciliarsi con qualcuno, ma c'è qualcosa che loro non diranno, c'è cioè qualcosa che loro potrebbero evitare di dire. Attenzione, ci possono essere dei DM che vogliono rubare qualcosa questa settimana mentre qualcuno è a festeggiare o c'è molto caos perché ci stanno tante persone, quindi c'è un evento, ci potrebbero essere dei DM che vogliono rubare. Questo è un messaggio molto esplicito, se voi partecipate a degli eventi dove ci sta tanta gente, fate attenzione alla vostra borsa o a queste cose perché vedo questa possibilità che ci sono dei DM che vogliono fare questo. Ovviamente si tratta di un'estrema minoranza, però ci sta questa possibilità, mi sento di dire questa cosa perché per alcuni potrebbe essere utile saperlo. Un'altra cosa che vedo, attenzione, perché ci sono dei DM che vogliono fare i furbi nell'ambito di una situazione, mentre qualcuno è magari intento a bere. Oppure, mentre è coinvolto a livello emotivo, loro cercano di fare i furbi. Questo è un messaggio veramente per pochissime persone, però mi sono sentita di dire queste cose per alcune persone. Adesso vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana. Che cos'è che i DM proveranno questa settimana? Che cos'è che i DM proveranno? C'è la carta del 2 di spade, fondo del mazzo, la carta del 10 di bastoni. Quindi molta pesantezza riguardo una scelta che devono fare, riguardo una decisione che devono prendere, perché loro non sanno esattamente che cosa fare, quindi c'è della confusione. È anche possibile che loro possano sperimentare degli sbalzi a livello di umore, quindi una sorta di instabilità. Però vedo che c'è molto stress che è legato ad una scelta che deve essere fatta, quindi loro potrebbero stare a pensare tanto a questa cosa. Adesso vediamo che cos'è che i DM vorrebbero comunicare questa settimana, che cos'è che i DM vorrebbero dire questa settimana. Lo so che sei quella giusta, cosa vi ho detto prima quando ho visto la regina di denari, papa e imperatore. Ho detto, i DM vorrebbero pensare al matrimonio, per alcuni. Voglio aggiustare le cose tra noi, fare
fondo del mazzo sento un legame speciale tra noi, quindi ci sono dei DM che praticamente poi sotto ci sta, ti penso sempre, vedo molti segni e sincronicità, sto pensando a cosa dirti, mi sento al sicuro nel silenzio, non sopporterei di vederti con un altro, eccetera, eccetera. Quindi significa che, infatti, quando i DM dicono sto pensando a cosa dirti, ho avuto proprio quella sensazione quando ho visto l'8 di denari con il 7 di spade e 3 di coppe, cioè ci sono i DM che stanno pensando a cosa dire ad una persona, ma il fatto che ci sia il 7 di spade mi dice che c'è qualcosa che loro potrebbero evitare di dire, quindi potrebbero evitare di dire tutta la verità, oppure ci potrebbero essere delle bugie, cioè qualcosa di studiato, di preparato nell'ambito di quella situazione. E vedo che i DM vogliono aggiustare praticamente le cose perché sentono la forza del legame. Adesso vediamo cos'altro i DM vorrebbero comunicare questa settimana. Cos'altro vorrebbero comunicare i DM questa settimana? Fidati, ho capito di avere sbagliato, non voglio ripetere gli stessi errori, ti amo sul fondo del mazzo. Quindi significa che i DM hanno capito di avere sbagliato, o perlomeno questo è quello che loro dicono, e non vogliono ripetere gli stessi errori di prima. E poi c'è una dichiarazione che loro fanno dicendo ti amo, quindi loro sono, come dire, molto a contatto con le loro emozioni durante questa settimana, potrebbero sentirsi, o non dovevo toglierla questa, potrebbero sentirsi innamorati, vedere una persona come quella giusta. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? Quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? Da capo e cavaliere di coppe. Fondo del mazzo c'è la regina dei bastoni. Segno di fuoco, arena di leone oppure sagittario, energia femminile prevalente. L'energia femminile in questione non deve per forza avere un segno di fuoco. Potrebbe semplicemente indicare che i DM sono molto attratti verso una persona. Potrebbero fantasticare su di lei dal punto di vista intimo. Inoltre questa energia femminile emerge come forte, cioè tra l'altro io ho messo le carte qui ma senza volerlo, insomma mi sono lasciata guidare, ed è come se lei non si aspettasse questo cavaliere innanzitutto, ed è come se lei guardasse proprio da un'altra parte tra le altre cose. Quindi io vedo possibile comunicazione, qualcuno che si farà avanti, possibilmente anche più energie maschili che si faranno avanti durante questa settimana. Andiamo a chiarire il cavaliere di coppe, perché c'è il cavaliere di coppe, c'è il 6 di coppe, fondo del mazzo, la giustizia, questo è un rapporto di anima pure fiamme gemelle, ci sono delle questioni karmiche legate a questo rapporto, anche se si tratta di anime gemelle o fiamme gemelle ci sta sempre qualcosa che è legato al karma, sempre, almeno questo è come la percepisco io, questo potrebbe essere un rapporto di vite passate senza dubbio. Per alcuni questa è una persona del passato, questa è una persona che vuole riconciliarsi, vuole aggiustare le cose. Andiamo a chiarire di più il cavaliere di coppe, perché c'è il cavaliere di coppe? Perché c'è il cavaliere? 3 di bastoni, il diavolo, Dio! Questa è una persona che ha aspettato con ossessione di fare questa cosa. Cioè questa è una persona che si è mantenuta a distanza, oppure c'è una distanza effettiva, ma c'è un'ossessione. Questa potrebbe essere una persona che ha aspettato anche che magari l'energia femminile si facesse sentire, ma non l'ha fatto. C'è questa possibilità. Andiamo a chiarire 3 di... Scusate, si è spenta la telecamera, però le carte che sono cadute per andare a chiarire 3 di bastoni del diavolo sono la carta del mondo della regina di bastoni. Quindi i DM hanno sviluppato un'ossessione nei confronti di questa persona che potrebbe aver guardato oltre. Infatti sia la regina dei bastoni che la persona che è rappresentata nella carta del mondo guardano nella direzione opposta rispetto ai DM. I DM guardano verso questa persona. Andiamo a chiarire il mondo. Perché c'è il mondo? Perché c'è il mondo con la regina dei bastoni? Perché c'è il mondo? Dio mio, il re di bastoni e il 9 di bastoni. Questa potrebbe essere la controparte, potrebbe essere la fiamma gemella o anima gemella. Questa energia maschile, che non necessariamente deve avere un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario, non necessariamente, si è nascosta
questa persona si è messa dietro una barriera, sentimenti nascosti anche qui. C'è qualcosa che i DM devono comunicare, senza dubbio alcuni potrebbero non dire tutta la verità, quindi c'è qualcosa di nascosto. C'è un'energia maschile che si è sentita quasi in pericolo, come se si dovesse difendere, proteggere. C'è molta attrazione tra queste due persone, per alcuni questo è un rapporto di fiamme, semplicemente questo è un rapporto di fiamme gemelle, oppure di anime gemelle. Adesso vediamo per l'energia femminile. Cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana? Cos'è che l'energia femminile penserà? C'è una carta che è girata qui. Cioè, questa non ci azzeccava... No, vabbè. Questo non l'ho neanche usato oggi. Cioè, una carta che era dentro questo mazzo, non so neanche come ci sia capitata. La carta di collaborazione. Qualcuno vuole collaborare, vuole aggiustare le cose. Incredibile. Questo rappresenta i tre di denari. Per alcuni si può trattare di un rapporto che ha a che fare anche con il lavoro, cioè nel senso ci si è conosciuti al lavoro, cose del genere. Ma altrimenti quella è proprio collaborazione. Qualcuno vuole trovare un compromesso. Vabbè, vediamo cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana. Cos'è che penserà il diavolo? Fondo del mazzo, 10 di denari. Significa che l'energia femminile avrà dei pensieri ossessivi durante questa settimana, penserà spesso la stessa cosa in maniera malsana. Quindi attenzione, non pensate troppo a qualcosa, oppure potreste pensare a qualcosa che vi crea un attaccamento, una forma di dipendenza. Per alcuni questo ha a che fare con questioni relative al benessere, alla casa, oppure a un rapporto che percepite essere duraturo, importante, ad un rapporto che potrebbe portare al matrimonio, oppure che è già, insomma, stabile. Adesso vediamo cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. Cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana? C'è la carta del mago e la carta dell'asso di denari. L'energia femminile si sentirà sicura di sé, come se avesse tutti gli strumenti per poter manifestare un nuovo inizio, che abbia delle basi solide e concrete, che abbia valore, che sia tangibile. Quindi c'è la voglia di un nuovo inizio e lei si sente in potere, si sente forte. Ci sono energie femminili che si sentono come se potessero creare qualcosa, manifestarla, farla accadere. Alcune energie femminili abbracceranno la magia durante questa settimana. Adesso vediamo cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cosa vorrebbe dire l'energia femminile questa settimana? Cosa vorrebbe dire? Lo so chi c'è dietro quella maschera. Fondo del mazzo, voglio solo che tu sia felice. Allora, quando lei dice so chi c'è dietro quella maschera, è perché lei sa che qualcuno non sta dicendo tutta la verità, qualcuno ha dei sentimenti che sono nascosti, qualcosa è nascosto, qualcuno non dice tutto, c'è una maschera, l'energia femminile sa chi c'è dietro quella maschera, sa che cos'è che prova quella persona in realtà. E poi dice voglio solo che tu sia felice, quindi significa che l'energia femminile vorrebbe che una persona fosse felice. A prescindere, questo è quello che lei vuole. Però l'importante è che lei non comprometta se stessa semplicemente per rendere felice qualcun altro. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cos'altro vorrebbe comunicare l'energia femminile? Non provare a cambiarmi. Puoi aspettarmi. Quindi significa che... Poi mi pento di averti detto quelle cose, proprio un'ossessione per te mi fa impazzire, non voglio dirti quello che sento, eccetera. Quindi è possibile che l'energia femminile possa provare ossessione nei confronti di qualcuno questa settimana, comunque pensarci in maniera ossessiva, potrebbe pentirsi di avere detto qualcosa. Quindi attenzione a quello che dite questa settimana a qualcuno. E quando dice puoi aspettarmi, sta a indicare che forse l'energia femminile ha bisogno di riflettere, ha bisogno di capire meglio. Ha bisogno che qualcuno aspetti, perché lei non è pronta ancora, o non è pronta a prendere una decisione. C'è un'attesa che l'energia femminile richiede a qualcuno questa settimana, può trattarsi di qualsiasi situazione.
ma lei vuole essere aspettata. E poi dice non provare a cambiarmi, quindi se si fa avanti una persona con la quale ci sono stati dei problemi, quello che vedo è che l'energia femminile potrebbe accettare di collaborare con quella persona, ma lei non vuole perdere la sua libertà, non vuole essere cambiata da quella persona. Non vuole che qualcuno le dica che cosa deve fare o come deve agire o che cosa lei deve cambiare nell'ambito di una situazione. Le dà fastidio, questo è quello che percepisco. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dell'EDF questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni dell'EDF? C'è la carta del 9 di spade da capo, la carta del fante di denari e la carta della regina di denari. Sì, allora io vedo che c'è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione oppure con una notizia che stressa l'energia femminile. Ci sono ovviamente diversi scenari e devo dirli tutti. Innanzitutto è possibile che qualcuno appunto si faccia sentire perché lo vedo chiaramente. Qualcuno si fa sentire, emerge nell'energia femminile come un fante. Abbiamo visto per EDM che invece è un cavaliere, quindi perché probabilmente per i cavalieri, cioè per i cavalieri, per EDM si tratta di qualcosa che è come se fosse superiore, come se fosse qualcosa di più importante, mentre la maniera con la quale l'energia femminile vede questo gesto è come se fosse qualcosa di piccolo, come se fosse qualcosa di un fante, mentre lei si presenta come la regina. Quindi lei percepisce che c'è una mancanza di livello tra lei e qualcuno. Cioè qualcuno è come se, secondo lei, facesse qualcosa che è piccolo rispetto, cioè come se non fosse alla sua altezza, in poche parole. Vedo che questo pentacolo va poi in braccio all'energia femminile. Ma lei non mi sembra tanto contenta di questa cosa, tant'è vero che è stressata. Quasi non vorrebbe questa cosa, quindi per alcuni, cioè, veramente questo può aprirsi a tanti scenari. Per alcuni è possibile che la persona che si faccia risentire, o le persone, perché possono essere più di una, ovviamente, e sono energie maschili quelle che si faranno avanti, e può essere in diversi ambiti, può essere nello stesso ambito che siano più persone che si faranno avanti questa settimana. Ma vedo che è qualcosa che stressa l'energia femminile, o perché ha sofferto con quella persona, oppure perché è qualcuno con il quale lei non vuole avere a che fare. Lei emerge come stabile, emerge come una persona che riconosce il suo valore, ma anche come una persona che sembra essere sola, circondata più che altro da animali, come si può vedere in questa carta. Cioè questa persona che sembra guardare verso l'alto. Questa persona sa che questa energia femminile è come se fosse poi più in alto rispetto a lei. Ovviamente questa è la maniera con la quale l'energia femminile percepisce il tutto. Cioè sa che questa persona non è proprio alla pari. Un'altra cosa che vedo è che ci sono energie femminili che devono iniziare qualcosa questa settimana. Quindi si tratta di porre le basi in qualcosa che devono iniziare. Un'attività o cose varie, ma vedo che c'è stress riguardo quella situazione. Per alcuni questo ha a che fare con questioni lavorative. Per altri ancora vedo che l'energia femminile deve imparare a prendersi più cura di se stessa e di superare quelle che sono le sue insicurezze. Però la questione della comunicazione è quella principale, cioè io vedo una comunicazione che l'energia femminile riceverà e che la stressa. Perché è qualcosa che è associato a qualcuno in particolare che la stressa. Andiamo a chiarire proprio il fante di denari con il 9, anzi no, chiariamo prima di tutto il fante, cioè vediamo chi è questa persona e poi voglio capire perché l'energia femminile è stressata. Quindi, perché c'è il fante di denari per l'energia femminile? Perché c'è il fante di denari? C'è la stella, questa carta voleva girarsi, temperanza e fondo del mazzo, 7 di coppe. È qualcosa che innanzitutto ha richiesto tanta pazienza, quindi ci potrebbe essere voluto del tempo affinché questa comunicazione giungesse, tanta speranza, tanta fede. E vedo che l'energia femminile potrebbe avere fantasticato su questo evento in realtà.
Quindi magari era qualcosa che lei veramente voleva. Se si dovesse trattare di qualcuno di nuovo, è possibile che l'energia femminile abbia cercato di manifestare un'altra persona. E tra queste diverse opzioni che si presenteranno c'è questa persona che si fa avanti, ma ci sono delle insicurezze che l'energia femminile ha al riguardo. Però per molti penso che sia una persona che già si conosce. Andiamo a chiarire la stella, perché c'è la stella, con il fante di denari, perché c'è la stella. C'è la regina di coppe, fondo del mazzo, asso di denari. Questo è un nuovo inizio che ha a che fare con i sentimenti, senza dubbio. Qui abbiamo un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, energia femminile prevalente. Non significa che l'energia femminile debba essere per forza un segno d'acqua, ma sta ad indicare che è nelle sue emozioni. È molto emotiva. Questo ha a che fare con i sentimenti, ha a che fare con le emozioni. C'è un nuovo inizio che si apre. Abbiamo da capo il concetto abbiamo il concetto del pentacolo, quindi è questa persona che porta questo nuovo inizio, come potete vedere. Andiamo a chiarire perché c'è il 9 di spade, quindi cosa che stressa l'energia femminile? Perché c'è il 9 di spade? Perché c'è il 9 di spade? C'è il 10 di bastoni, fondo del mazzo e il 6 di spade. Questo potrebbe indicare che ci sono diverse cose possibili. Innanzitutto, l'energia femminile si stressa perché lei percepisce questa cosa come pesante. Potrebbe esserci stato un allontanamento in passato, però potrebbe anche indicare che ci sono energie femminili che devono fare uno spostamento. Ed è questo quello che stressa loro, perché lo spostamento per loro è associato a qualcosa di pesante. Per altri è possibile che con una particolare persona ci sono stati talmente tanti problemi che andare verso acque più tranquille, quindi cercare di risolvere la cosa, sia difficile, cioè avere praticamente questo nuovo inizio, perché ci sono stati tanti conflitti in passato, c'è stato praticamente del dolore. Vedo anche un'altra cosa, ci sono energie femminili che per abbracciare un nuovo amore, quindi un nuovo inizio, si devono distaccare da qualcosa che per loro è stato importante e questo distacco non è semplice. Andiamo a chiarire ulteriormente il 9 di spade, perché c'è il 9 di spade? C'è il 6 di denari con il fante di spade. L'energia femminile non si fida, né che si tratti di una persona che già conosce, né che si tratti di una persona nuova, cioè l'energia femminile ha bisogno di vedere che quella persona effettivamente investe nell'ambito del rapporto, che effettivamente è seria, che effettivamente c'è una reciprocità a livello di interesse, a livello di impegno, cioè vuole vedere il bilanciamento, vuole che le cose siano eque, siano giuste, non vuole dare di più rispetto a quello che riceve da un'altra persona, non si fida proprio. Allora, per fare un attimo una sintesi, i DM potrebbero nascondere quello che effettivamente provano, quindi ci potrebbe essere qualcosa che loro non dicono, evitano di dire. Si devono prendere del tempo per loro durante questa settimana e vedo che qualcosa di importante accadrà perché loro si sentono guidati nel muoversi, guidati nel fare qualcosa, si sentono forti in comando e in potere. Prenderanno una decisione importante di farsi risentire presso una persona durante questa settimana. Il fatto è che loro pensano di mentire oppure pensano di evitare una particolare situazione. Cioè c'è qualcosa che non è del tutto onesto che loro stanno pensando di fare. A livello emotivo si sentono molto indecisi, o forse perché non sanno come andrà una situazione, non sanno come potrebbe reagire qualcuno, non sanno quello che potrebbe succedere, quindi iniziano a farsi tante domande. Sentono che una persona è giusta per loro, vogliono aggiustare le cose, hanno capito di aver sbagliato, non vogliono ripetere gli stessi errori, quindi si fanno avanti con questa offerta. Per quanto invece riguarda l'energia femminile, l'energia femminile ha sperimentato del dolore nell'ambito di una situazione e c'è qualcosa che cambia durante questa settimana. Deve essere l'energia che vuole attrarre. Quello che vedo è che qualcosa potrebbe destabilizzare l'energia femminile, potrebbe succedere qualcosa di inaspettato oppure potrebbe semplicemente avere una crisi, però poi tornerà il sereno.
L'energia femminile avrà molto da riflettere questa settimana, ha bisogno forse di riflettere su qualcosa e di isolarsi se necessario. E vedo che c'è voglia di impegnarsi nel mettere al riparo qualcosa, di tutelare qualcosa, forse anche di tutelare se stessa in alcuni casi, perché vedo che l'energia femminile è preoccupata di qualcosa, ha paura oppure è stressata. C'è una situazione dove vi è del dolore, ma questo dolore serve all'energia femminile per avere una trasformazione. Questo dolore potrebbe essere associato ad una persona oppure ad una circostanza del passato. Il tutto salirà in superficie affinché l'energia femminile faccia questa trasformazione. È come se ci fosse un'evoluzione che verrà fatta durante questa settimana. L'energia femminile potrebbe pensare ossessivamente a qualcosa, a qualcuno, quindi deve fare attenzione, potrebbe avere anche delle paure in alcuni casi. A livello emotivo si sentirà forte, si sentirà capace, si sentirà sicura di sé. Lei sa chi c'è dietro la maschera di una persona, sa che qualcuno finge, sa che qualcuno non dice tutta la verità. Conosce molto bene quella persona a quanto pare, o comunque a livello intuitivo capisce che c'è qualcosa che va al di là delle parole o dei gesti di quella persona. Poi dice non provare a cambiarmi perché sente che qualcuno la vorrebbe cambiare o che qualcuno insomma vuole imporle qualcosa ma lei non vuole. Ed è molto preoccupata per una comunicazione che arriverà a lei o una notizia o c'è qualcosa che deve fare, ci sono dei passi che lei deve muovere e lei ha paura di fare questa cosa. Si tratta dell'inizio di qualcosa perché emerge come il fante, però in tantissimi casi questa è proprio comunicazione e notizia. È qualcosa che stressa l'energia femminile perché non si fida di una persona, non si fida di quello che quella persona le dà, che si tratti di cose materiali, che si tratti di parole, cioè lei non si fida di quella persona, ha bisogno di capire che ci sia effettivamente un equilibrio, che ci sia giustizia, che ci sia reciprocità, che ci sia un giusto dare ed un giusto avere. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale, l'energia femminile rappresenta le emozioni, rappresenta l'intuizione. Quello che vedo è che a livello emotivo le persone potrebbero essere molto stressate durante questa settimana. Potrebbero pensare tanto a qualcosa, ma soprattutto avverrà una trasformazione interna, un cambiamento interno a livello emotivo. Sul piano dell'azione, che è rappresentato dall'energia maschile, io vedo movimento e vedo l'allineamento sul giusto percorso. È come se si fosse chiamati a fare qualcosa durante questa settimana, ma qualsiasi cosa verso la quale ci si sente chiamati è qualcosa che per qualche motivo crea stress oppure preoccupazione. Non tutto quello che si prova verrà espresso sul piano materiale, però si faranno delle azioni durante questa settimana. Quindi ci sarà comunicazione, ci saranno delle azioni che verranno messe in atto, ma ci sarà anche dello stress durante questa settimana. Io vi ringrazio di aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!